Ma hai scancellato 400 video. Adesso hai bloccato la pagina. E invece la gente che fa del male li protegge. Anni fa, una delle cose che ho scoperto pian piano era quella del picchiatore a pagamento. Cioè, quel picchiatore, quello che sapeva menare e andava su commissione a intimidire, picchiare, spaventare, massacrare un'altra persona. Sta cosa l'ho scoperta proprio attraverso la palestra, perché lì all'interno della palestra che frequentavo qualche anno fa, un bel po' di anni fa sostanzialmente, giravano le classiche figure di persone belle, precise, incravattate, professionisti con soldi e tutto quanto. E tra questi spesso ce n'era uno che era rinomato per offrirti dei soldi per fare delle cose di giustizia. E uno dice: perché di giustizia? Perché lui ste cose te le presentava in una maniera giusta, come se tu dovessi intervenire, in più sapendo di essere pagato anche profumatamente. Scuola di botte. Siamo di scuola. Allora, cari amici, vi voglio ricordare, il giorno 25 novembre ci sarà un evento speciale dalle ore 16 presso il ring di via Bertarelli 87. Si festeggerà il compleanno di Cicalone. Di me stesso, tutti invitati dalle ore 16 al ring di via Bertarelli 87, domenica 25 novembre. Ovviamente un'apertura eccezionale del negozio proprio per festeggiare questo compleanno. Chi viene sono contento, ovviamente tutto gratis, ma chi non porta regalo, colpo sotto. Che successo? Io mi ricordo ancora tutta la storia. C'era questo tizio che girava e ti prendeva da una parte e ti faceva: ma lo sai che c'è una ragazza che sta subendo dal suo ex ragazzo tutti i maltrattamenti, spesso viene menata, spesso viene trattata male e i genitori non sanno più che cosa fare. Quando te la mettono così la storia, spesso la tua indole ti fa capire che devi dare una mano. Dici: no, ma io devo assolutamente dare una mano a sta ragazza. Tra l'altro è anche una bella ragazza, di famiglia ricca, magari dandogli una mano fai anche bella figura. Tu ti inizi a proporre così perché c'è qualcuno che inizia a proporre: ah no, ma gli posso dare una mano, posso far finta di essere ragazzo. Quello ti fa: no, fermati, fermati. Purtroppo, essendo questo un poco di buono, deve essere fatto tutto in maniera anonima, non deve ricadere la colpa sulla famiglia, perché lui tanto ha tanti nemici, uno più uno meno che lo mena, non saprà mai che siamo stati noi o che sei stato tu in questo caso, e non imputa il problema alla ragazza, sennò poi la vendetta diventa ancora più alta. Allora, in sostanza, tu che cosa dovresti fare? Ti dice: vai lì in maniera completamente anonima, lo riempi di botte e te ne vai. Una volta che hai fatto, la famiglia generosamente ci ricompenserà e ti proponeva un pagamento di una cifra spesso anche alta. E questa cosa si ripeteva in forme diverse, sostanzialmente, perché lui non ti diceva: oh, vuoi far picchiatore, te va a demenà, perché lui non andava a prendere i criminali, lui andava a prendere quelli che erano sostanzialmente bravi ragazzi, cercava di convincere, perché il bravo ragazzo attira l'attenzione molto meno. Se viene beccato e incensurato, non dice nulla, o comunque dice: me l'ha detto quello, ma non mi ricordo manco come si chiama, l'ho incontrato un par di volte in palestra. E spesso è difficile risalire al vero mandante di tutto questo. Spesso non è neanche la famiglia stessa il mandante di quello, perché lui usava le scuse più variegate per farti menare uno o farti menare un altro. Cioè, magari quello lì che prende le botte era uno che non si era voluto piegare a un ricatto e era stato additato come il picchiatore di una bella ragazza che non esisteva. Perciò veniva ingannato il picchiatore su commissione, veniva convinto di un qualcosa che era più nobile, ma non lo era, era solo un atto criminale. Io sta cosa l'ho scoperta con il tempo, perché poi mi era stato proposto anche a me da questo tizio: oh, ma te vedo che sei bravo, ti muovi bene, colpisci, ma che fai, studi, lavori? Guarda, lavoro. Ah, senti, ma ti piacerebbe guadagnare qualche soldo extra, perché c'è un problema che nessuno riesce a risolvere, che poi te la mette anche in una forma di facile soluzione, ma che nessuno poi è riuscito a risolvere, perché sono tutti senza palle. Cioè, tu c'hai le palle, ti guadagni dei soldi e a quel punto arrotondi anche lo stipendio, magari ti fanno un bel regaletto e tu con questi soldi te ci compri pure qualcosa che ti piace. Tanto per te è facile, è come quando stai qua sul ring, 3-4 colpi, questo è un cretino, che poi te la mette a seconda anche del tipo che si trova davanti. Se sei uno che gli piace difendere le ragazze, te la inventava sulla ragazza. Ma se sei uno che ce l'ha a cuore con le persone anziane, ma sai, questo se la prende con i genitori di un altro amico che non l'ha pagato, perciò
questi poveracci ci stanno a rimettere, loro non sanno come possono fare perché non sanno come difendersi, non sanno come andarlo a denunciare, hanno timore e tutto quanto, gli voglio fare io un regalo e difenderli queste brave persone. Ma non era così, questo te intortava, era un genio da sto punto di vista, cioè aveva delle storie sempre diverse, perché io dopo che ho declinato la sua proposta più volte sostanzialmente, quasi che sembrava che gli avessi fatto un dispetto, ma chi se ne frega, ho scoperto che l'aveva fatta prima e dopo anche ad altri ragazzi, anche in forme diverse, perché lui frequentava una palestra più di periferia, lui non era tipo da periferia, perché sapeva che poteva trovare delle persone lontane dal suo ceto sociale, persone che magari non lo conoscevano nemmeno, le poteva valutare guardandole in palestra, sia a livello di capacità di menare, sia a livello di affidabilità, perché c'erano i classici bravi ragazzi che gli piaceva fare il pugilato, la kickboxing o uno sport a combattimento, che erano affidabili perché venivano tutti i giorni, si allenavano, quando l'insegnante diceva una cosa facevano quello, e lui cercava quelli, non cercava le teste calde, quelli che, oh dammi i soldi subito, allora ammazzo, non ti preoccupa, ci penso io, no, quelli che abboccavano la storia, la facevano per bene tutta la parte, erano puliti, riuscivano a uscirne puliti, perché la testa calda non ne esce pulita da una cosa del genere, capite? Si fa becca subito. A lui interessavano quelli. E lui questo mestiere lo faceva, tra l'altro, non da delinquente, da criminale, cioè era un delinquente, un criminale, ma mascherato da libero professionista, cioè uno che faceva una consulenza alle aziende, e alle aziende proponeva anche delle soluzioni, chiamiamole fantasiose in questo caso. Ma che avete problema in quella location e non riuscite a risolvere? Ci penso io, datemi tutto quanto a me, prendo tutto io in gestione, vi risolvo il problema, quello va via, quell'altro esce nel locale accanto, questo fa questo, questo fa quest'altro, e lo faceva come un'azienda, perché mi ricordo era un professionista pure conosciuto, lo chiamavano tutti dottore. Tra l'altro la cosa interessante è che ti offriva anche dei lavori, chiamiamoli a termine. Te interesserebbe fa una serata seguendo, stando con sta persona? Te interesserebbe fa una serata invece accompagnando questo da quest'altra parte? Ci aveva le mani in pasta su tutte ste cose qui. Tra l'altro c'aveva pure dei servizi di portierato, che al tempo è stato uno dei primi a lanciarli, perché si chiamavano sempre butta fuori. No, no, ma ti faccio fare un bel lavoro di portierato. Perciò lui c'aveva sta fucina sempre pronta di gente di portierato, che poi la riutilizzava quando andava a fare sti lavori, chiamiamoli sporchi. In realtà non sono lavori sporchi, sono crimini, ancora più grave. Quando lui ti parlava, non tirava mai fuori la parola lavoro sporco, crimine, eccetera. Lui usava sempre dei termini che ti addolcivano la cosa, dicendo, beh, ma bisogna anche intervenire, le forze dell'ordine non intervengono su questo, questo e quest'altro, spetta a noi cittadini responsabili trovare un modo di fare giustizia, che non è quello che vi dico io, no, perché voi amici, ma pure tu ogni tanto ci hai detto che quando c'è stato un sopruso una cosa bisogna intervenire, a parte che quello lo decidete voi, nel senso non è che nessuno vi dice. Certo che se davanti a me, questo vi dico io, stanno a malmenare una ragazza in due, uno o in tre, io comunque intervengo, non posso lasciare una ragazza che viene malmenata, un ragazzino a cui gli rubano tutto, una signora a cui la spingono contro al muro, un anziano che viene pestato di botte, non esiste per me. Poi ognuno è libero e fa quello che vuole nella vita, e tu dici, vabbè, ma te rischia la vita, ragazzi, e se oggi non ci rischiamo la vita per qualcosa in cui crediamo, è inutile che stiamo al mondo. Sostanzialmente ci sono delle cose per le quali si può rischiare la vita. C'è sta gente che rischia la vita per stronzate, rischia la vita per drogarsi, rischia la vita per correre con la moto, rischia la vita per correre con la macchina, rischia la vita per andare a fare stronzate di sport estremi, che se butta giù da montagna, se butta col paracadute, scureggia dentro una camera chiusa con ciccione. Ci stanno tutte ste cose, ma parliamoci chiaro, ragazzi, ognuno deve avere un suo ideale nella vita. Per quel che mi riguarda, se io vedo una persona debole, in difficoltà, non possono intervenire, è una cosa istintiva. E questo signore faceva leva su queste cose, perché capiva anche chi eri, stava lì, ti conosceva, cercava di capire chi eri, e ti vendeva questo pacchetto di aiuta il prossimo e guadagnaci, sarai una persona migliore. Poi quando ti accorgi alla fine che menavi le persone per un motivo di corruzione, di estorsione, di prevaricazione, e ti ritrovavi pure immerso in una realtà criminale, dopo diventava più difficile. Per quello io mettevo in guardia più persone possibile, tant'è che questo se ne dovette andare dalla palestra perché aveva esaurito i polli da spennare, fortunatamente. Che ci vuoi di questa storia, Cicalo? Niente, ragazzi, è un'esperienza che magari può essere utile alla maggior parte delle persone, no, ma qualcuno potrebbe essere utile, perché magari
magari qualcuno di voi frequenta le palestre, magari qualcuno si trova un personaggio del genere, qualcuno si ritrova in una situazione simile. E allora, visto che è capitato a me e io ve la racconto, magari può tornare utile a qualcuno di voi. Agli altri è pure semplice curiosità, ma davvero esistono ste cose? Sì, ragazzi, al mondo esistono 2 miliardi di cose che spesso ignoriamo, che spesso vogliamo ignorare, no? Uno oggi pensare che ci sia uno che de mestiere, oltre a tutte le altre cose, chiamiamole illegali, fa anche questo, va a ruolare picchiatori per pagarli, esiste e lo sappiamo. Pertanto mi raccomando, sempre allerta, sempre attenti, ragionate sempre con la testa vostra. Non fate testa di legno che credete alle storielle che vi raccontano, perché il mio spiegare è anche finalizzato a non farvi credere a tutte le solite storielle, fino alla criminalità, perciò tutte queste stupidaggini che girano nel mezzo, no, ma guarda, è tutto facile, è tutto così, non c'è mai niente di facile, nessuno ti regala i soldi, no, perché tu dici, ah no, ma questo mi ha detto che così risolvo il problema di una bella ragazza e già te lui, è una stronzata, a bella ragazza non c'è il problema, o se ce l'ha, è già andata la polizia, ci stanno i tutori dell'ordine e fanno quello, non ci stiamo noi, se poi in quel momento specifico ti accade un altro discorso, ma stiamo a parlare di cose diverse, quella storia che ti racconta lui è una stupidaggine, vi saluto a tutti, qualsiasi cosa, adesivi scrivetemi, ovviamente funziona con la donazione, non mi scrivete, mandami l'adesivi, se non avete fatto prima la donazione, tanto poi lo scrivete pure nella donazione, l'indirizzo, per tutto il resto, per chi c'è, ci vediamo il 25 novembre, al mio compleanno, al ring, alle ore 16, ciao! Scuola di Botte, siamo di Scuola di Botte e meniamo tutti, i bulli, i ciccioni e quelli brutti, se tu vuoi vincere colpisci sotto, non la faccia, non la spalla, nemmeno il naso rotto, Cicalone ti insegna i pugni molto utili, ma se fai il prepotente diventano inutili, se tu sei ciccione noi ti aiutiamo, da oggi basta monnezza e segui un piano. Se sei un